Salve a tutti, oggi prepariamo i rustici soffiati. Abbiamo bisogno dell'acqua, del burro e del sale. Accendiamo e portiamo a ebollizione. Intanto che va con il liquido in ebollizione, prepariamo le nostre forme. Abbiamo bisogno della pasta frolla base e di queste formette. Se non le trovate potete utilizzare qualcosa di simile. Mettiamo il nostro spray grasso, potete utilizzare sempre olio, burro, quello che volete, farina, e rivestiamo le forme. Le nostre forme sono pronte e rivestite, aspettiamo che va in ebollizione la nostra pasta bignè. Aggiungiamo la farina appena il liquido è andato in ebollizione. Abbassiamo un po' la fiamma. Una volta che il composto si sarà leggermente asciugato, spegniamo e togliamo dal fuoco. Facciamo raffreddare un attimino. Una volta che si è raffreddato, aggiungiamo a poco alla volta le uova, quindi una in questo caso, e mescoliamo. Questa è la consistenza della pasta. Andiamo ad aggiungere l'ammoniaca. Poi qui abbiamo precedentemente miscelato i cubetti di prosciutto cotto, salame, pancetta e formaggi stagionati, e quindi li andiamo ad aggiungere al nostro impasto. Il nostro impasto è pronto, procediamo con il ripieno. E procediamo alla chiusura. Facciamo sottile la pasta frolla di chiusura. Adesso chiudiamo i bordi, facendo attenzione a non far fuoriuscire il composto. I nostri rustici sono pronti, prendiamo una teglia. Li mettiamo in placca, un uovo battuto e li lucidiamo. Siamo pronti, andiamo a infornare. I rustici devono cuocere almeno 50 minuti, se non 60, ad una temperatura iniziale di 200 gradi, e poi si va a scendere fino a 180 gradi per asciugarli. I nostri rustici sono pronti, li sformiamo. Come vedete hanno raddoppiato, se non triplicato, la loro forma originale, sono abbastanza leggeri. E questo è un piatto in effetti molto completo. Ci tengo molto che la nostra famiglia tramanda questa ricetta da generazione a generazione, ed è abbastanza una rarità trovarli in circolazione. Come vedete, dentro è completamente vuoto. Buon appetito!